Hanno scelto di patteggiare tre dei quattro militari dell'esercito arrestati dalla polizia a novembre dello scorso anno con l'accusa di concussione per aver preteso e ottenuto soldi, qualche decina di euro, dai cinesi fermati nelle strade del macrolotto 1 e sottoposti a controlli abusivi, a controlli cioè non previsti in quella zona perché al di fuori del percorso di vigilanza. La procura ha dato il consenso e il giudice delle udienze preliminari ha accettato, dopo aver verificato le offerte di risarcimento alle vittime. Senza questo elemento non è possibile accedere al patteggiamento quando il reato è commesso nell'ambito della pubblica amministrazione. La condanna a 2 anni per il caporale maggiore Alessandro Ranieri Fazzi, 35 anni, per i soldati Dimitri Dallai e Mattia Carrabs, 25 e 22 anni. Rinviato a giudizio invece il caporale maggiore capo Emanuele Corrado Pepe, 45 anni. Quest'ultimo è l'unico a essere rimasto nell'esercito dopo l'arresto. Gli altri si sono congedati. I quattro, all'epoca dei fatti, tutti in forza alla caserma Marini di Pistoia, 183esimo reggimento paracadutisti Nembo e impegnati a Prato nell'operazione Strade Sicure, furono arrestati sulla scorta di informazioni che segnalavano la presenza, del tutto inusuale, di una pattuglia dell'esercito nella zona produttiva del macrolotto. I quattro militari si appostavano nei pressi delle aziende e fermavano i furgoni condotti da cinesi, ai quali, dopo il controllo dei documenti, prospettavano maxi multe e denunce, che potevano però evitare versando subito qualche soldo in contanti. Una vera e propria attività parallela, quella messa in piedi dalla pattuglia, che da ogni cinese fermato racimolava tra 50 e 100 euro, ma in un'occasione i militari si sarebbero accontentati di 10 euro perché la vittima di turno più di quello non aveva con sé. La presenza della pattuglia, che chiedeva soldi per scongiurare conseguenze ben più gravi, era diventata oggetto della segnalazione in tempo reale in una chat cinese. Messaggi sulla posizione dei militari in questa o in quella strada del macrolotto 1, così da informare i connazionali e suggerire un tragitto diverso.